noi faremo questo insieme di questo numero di circa 8. Sono lezioni, sono modi di porgersi ai ragazzi, ragazze naturalmente, ma anche a persone di tutte le età, certo, ai bambini che non sono ancora, sono cioè, bambini molto, addirittura così teatro, che sono molti ragazzini che mangiano molto attività di attore. Comunque, al di là di queste premesse, non sarà difficile fare, come non è mai difficile fare delle cose che mi sembra importante, sulla quale abbiamo puntato su di te, ringrazio la dottoressa, Enrico e l'assessore. Perché se ne fai buona fede la gente se ne accorge. Io non sono stato un noioso, sono. Non l'ho mai fatto, sì, lo sento per anni, quando lo faccio ultimamente la pazza faccio un pezzo. Pazzo ha detto che io faccio un pezzo. Dove viene in testa, apparentemente lo tipo prendo dei clienti dall'aria che si muore. Ma questo qui è un modo, registro e faccio tra me e me con la mia carica personale, che in parte dice si dovrebbe fare questa cosa, però certo sul lavoro io registro la testa e poi dopo si capisce 5 minuti e devo dire fare pazzo, io non ce la faccio intanto di riannaccio. Allora, voglio dirvi, ci accosteremo a questi volonterosi che hanno passione di imparare. Avendo visto i grandi cantautori che sono discendati, quelli che si nominano di solito, Paolo Conte, Vescovo Gregori, Dalla, Venditti, Carboni, Vecchioni, chi ne è la meta. Quindi ci saranno dei ragazzi che una fascia di questi allievi sarà portata ad avere un maestro l'idea di come vorrebbe approcciarsi e avvicinarsi al tipo di lavoro, di passione, che se non c'è la passione, se non c'è la possibilità è inutile. Però non è necessario, perché apro una parentesi. Fate conto che Modugno, il dottore della storia, insieme forse a Binde anche, ma però Binde più che altro faceva fare il test della Montella del Calabrese, che è un fuori del paese bellissimo. Dicevo, non è necessario essere dei grandi musicisti o dei grandi interpreti della parola scritta o che. Fate conto che il grande cantautore fu Totò, che non è ancora di farlo, quando ha scritto Mala Femmina, la musica ci sta a punto di vista perché è fatta. Ma se voi analizzate questa cosa qua, il classico Modugno che guardava l'uomo in frac o anche volare, lui aveva un suo amico al quale passava queste sue idee estremamente brillanti e non conosceva musica, non conosceva modo di mettere le mani sul sedere, sulla chitarra e sul pianoforte. Questo qui gli dava l'impennata e venivano fuori queste cose meravigliose. Quindi, poi però è molto probabile che i panni dell'aiutante avessero voglia di andare giù a fare il danero per Modugno. E Modugno ha imparato un po' con la chitarra. Quindi vedete che non è estremamente necessario essere musicisti, musicali. Ma anche se tu lo sei. No, contrariamente a Modugno sai suonare. È meglio se un ragazzo, mi dicevano, ci sono delle cose. Certo, però vicino a questo ci vuole un grandissimo talento e uno che devi fare le cose dell'altro modo. Tanto è vero, scusa, che se Fo canta così, e canta jazz e improvvisa, lo deve molto a te. Come del resto tu devi a Fo per via dei testi, quindi c'è stato un incastro
straordinario tra Dario Fo e Enzo Iannacci. Scusami, ma sono cose che mi sentivo di dire, ho scritto anche stanotte perché non sapevo cosa dire. Va bene.